inaugurazione speciale a Salassa. Siamo al bar da Martina, siamo con uno dei titolari, Simone. Simone, allora, raccontaci un po' di questa nuova avventura che si apre oggi pomeriggio, sabato 11 marzo, un evento importante non solo per voi ma anche per la comunità. Finalmente siamo riusciti a realizzare il nostro sogno, che sono anni che ci stiamo provando. Abbiamo trovato questo locale che ci è subito piaciuto anche per l'area esterna che c'è. Daremo un servizio di colazioni, faremo un pranzo, il classico pranzo, quello chiamato fra virgolette menù operaio, e aperitivi. Non faremo i classici aperitivi che si possono trovare in giro, ma faremo un aperitivo un po' più corposo, con taglieri di salumi, di quant'altro. E niente, abbiamo scelto anche una marca di caffè che secondo noi è un po' più rinomata, perché vogliamo dare un tocco un po' di classe a questo bar. Abbiamo preso il Verniano. Siete giovani, vi proponete a un pubblico di tutta l'età, ma soprattutto anche ai giovani, visto che arriviamo da un periodo, diciamo così, molto particolare, quindi c'è voglia e bisogno di socialità. Sì, esatto. Abbiamo anche, appunto, per puntare sui giovani, abbiamo scelto anche una gamma di prodotti un po' particolari. Ad esempio le birre, abbiamo preso una birra artigianale che è un birrificio di Cuneo, hanno delle bottiglie particolari, poi le andremo a vedere. Abbiamo scelto dei vini anche particolari, con delle etichette speciali. Ad esempio su uno c'è una giraffa disegnata, e appunto proprio per puntare verso i giovani, ma ovviamente anche tutte le altre fasce d'età sono sempre le benvenute. Qualità prima di tutto, come dicevi, perché diciamo la verità, bisogna bere bene, bere in maniera responsabile, ma anche in maniera appunto di qualità, perché se si beve bene si sta bene. Esatto, noi non puntiamo a quelle classiche bevande di primo prezzo, noi teniamo una fascia medio-alta proprio per avere una qualità migliore, proprio perché uno può bere bene e abbia piacere di tornare da noi, ecco. Cosa significa anche mettersi a disposizione di un territorio che ha bisogno di spazi dove la gente si possa ritrovare? Cioè è molto importante per la comunità, anche perché se noi andiamo magari in un centro come Rivarolo è molto pieno di bar e quant'altro, poi uscendo leggermente a Rivarolo non si trova più nulla, e quindi i paesi qui intorno rischiano di andare a morire. Quindi abbiamo puntato sul paese di Salassa per ridare un po' vita al paese. Siamo su una strada di passaggio che collega Salassa e San Ponso, quindi anche qui diamo anche l'opportunità di collegare i due paesi. Abbiamo un grosso spazio esterno dove quest'estate, quindi quando il tempo ce lo permetterà, avremo intenzione di creare anche delle feste per dare un po' di vita e un po' di movimento a questi paesi, in modo che i giovani e chiunque abbia piacere possa avere un punto di ritrovo dove venire a far festa, a ritrovarsi, a star bene. Infine vuoi ricordarci, dirci di preciso quali sono gli orari che la vostra realtà farà ogni giorno? Allora, noi praticamente apriremo alle 6 del mattino per dare l'opportunità di fare delle colazioni anche a chi va a lavorare presto. Fino a mezzogiorno così si farà bar e colazioni. Da mezzogiorno all'una e mezza, due, daremo la possibilità di sedersi a mangiare, due e mezza, comunque si va avanti. E la sera punteremo agli aperitivi fino alle 8 e mezza, o comunque finché ci sarà gente qui nel locale. Saremo aperti dal lunedì al sabato, la domenica è il giorno festivo dal mio punto di vista per tutti, e quindi anche per chi lavorerà all'interno della nostra attività, e quindi domenica terremo chiusi.